Buongiorno a tutti, spero non ridiate di me se oggi voglio effettuare questo esperimento, cioè realizzare un prototipo SMT utilizzando una basetta mille fori e come forno un fornello elettrico, per intenderci, di quelli utilizzati per intenderci per fare il caffè. L'importante è che abbia la manopola per regolare la potenza. Seguitemi in questo esperimento, ma prima non dimenticatevi di mettere like e iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video. Grazie. Lo schema che voglio realizzare è il seguente: in pratica un semplice circuito con componenti SMT alimentato 5 volte, il cui unico scopo è quello di illuminare un LED verde e mettere a massa l'uscita di un microprocessore. Vedremo in futuro dove sarà utilizzato questo circuito elettronico. Innanzitutto procuriamoci un pezzettino di basetta mille fori della grandezza adeguata. Su questa basetta andremo a saldare come prima cosa il transistor BC840. 46, contenitore SOT 323, che è l'equivalente SMT del transistor BC546 NPN. Questi componenti sono molto delicati da saldare, quindi bisogna mantenere la temperatura più bassa possibile. Andiamo a prendere la nostra basetta e iniziamo con l'apposizione su di essa di una pasta saldante specifica. In pratica, questa pasta saldante viene utilizzata proprio per saldare i componenti SMT con pistole ad aria calda. Consiste in microsfere di stagno e altri materiali che vedete qui nell'etichetta e fonde ad una temperatura di circa 183 gradi. Queste microsfere, in pratica riscaldandosi, andranno a disporsi sulle piastre in rame e quindi ad effettuare la saldatura vera e propria. Con la siringa in dotazione andiamo a cospargere ogni piazzola con questa pasta saldante, cercando di non farla fuoriuscire dalla pista ramata. Una volta fatta questa operazione, per tutti i fori in cui vogliamo applicare dei componenti SMT, inizio applicando proprio il transistor, il BC846, in una posizione leggermente obliqua rispetto al pad per avere tutti e tre i pin collegati. Per i miei componenti SMT mi sono, diciamo, organizzato con un contenitore a libretto, in cui con un biadesivo ho apposto tutti i componenti, siano resistenze o transistor, e con la nomenclatura, il valore a fianco, il che mi consente di recuperarli facilmente senza dover necessariamente utilizzare gli occhiali. Occhiali ingranditori che ovviamente saranno necessari nella fase successiva. Io uso questi qui nella fattispecie, che sono abbastanza economici, di cui vi lascerò il link in descrizione, e fondamentali per riconoscere il valore dei componenti che altrimenti sarebbero indistinguibili a occhio nudo. Una volta prelevate le resistenze, le vado ad applicare sui pad in base allo schema elettrico originario, cercando anche di premerle contro i pad per assicurarmi che non scappino via. Fatta questa operazione per tutte le resistenze e per tutti i componenti del circuito, vado alla fase successiva. Per saldare questo circuito è necessario un fornello elettrico con potenza variabile, non necessariamente da 1000 watt, anche più piccolo. L'importante è che abbia la manopola per regolare la temperatura. E questo perché il processo di saldatura dei componenti SMT ha delle curve di temperatura ben specifiche. In particolare abbiamo che dai primi 0 a 100 secondi la temperatura deve salire fino ad arrivare a 100 gradi. Poi inizia la fase di preriscaldamento, in cui la temperatura sale dai 100 ai 130 gradi e questa fase dura all'incirca 100-120 secondi. Successivamente, per 20-40 secondi, ci sarà la fase di fusione vera e propria alla temperatura di 200 gradi centigradi. In pratica, tutto il procedimento dura all'incirca 2 minuti. Osservando le prestazioni di questo fornetto, esattamente corrisponde a questa possibilità di range di temperatura. E quindi prendo questo fornetto, lo accendo sulla posizione 1, cioè la minima proprio temperatura per raggiungere i 100 gradi, dopodiché attendo che
che arrivino i 100 gradi. Per misurare la temperatura possiamo utilizzare sia una termocoppia collegata a un multimetro, oppure anche uno di quei termometri a infrarossi molto utilizzati oggi che permettono di misurare la temperatura senza contatto. Per maggiore accuratezza io utilizzo la mia classica termocoppia che devo dire è molto affidabile. Vado a misurare la temperatura del fornetto fino a quando non arrivo a 100 gradi. Una volta che la piastra è arrivata a 100 gradi, metto sopra di essa il circuito stampato da saldare e faccio partire un timer che arrivi al massimo a 120 secondi, cioè a 2 minuti. Contemporaneamente vado ad alzare la temperatura a 2, il che mi consentirà di arrivare a 200 gradi. A questo punto la temperatura inizierà a salire sopra i 100 gradi e a raggiungere i 130 gradi lentamente. Questo preriscaldamento lento serve per evitare che i componenti possano muoversi a causa di un surriscaldamento troppo veloce della lega stagnante. Successivamente, man mano che il calore viene accumulato, la piastra assumerà una temperatura via via maggiore fino ad arrivare ai 200 gradi dopo circa appunto 2 minuti, e ci accorgeremo di questo perché la nostra pasta saldante, già sopra i 183 gradi, inizierà a sciogliersi, a fondersi. E questo sarà il segno che siamo entrati nell'ultima fase del nostro forno SMT, cioè quella del picco, diciamo, di temperatura, che poi dovrebbe durare all'incirca dai 30 secondi, e quindi poi dovremo togliere la nostra basetta una volta che vedremo lo stagno completamente sciolto sulla piastra mille fori. Ecco, a questo punto è il momento proprio di togliere la basetta per evitare danni ai componenti elettronici ed evitare un riscaldamento eccessivo della basetta. Quindi tolgo la mille fori dalla piastra e vado a posizionarla sulla mia terza mano per effettuare delle rifiniture, cioè per effettuare magari dei collegamenti tra il transistor e le resistenze di uscita e anche gli altri collegamenti presenti sulla base e sull'emettitore del mio transistor. In questa fase è importante impostare la temperatura del saldatore ad un livello non superiore a 250 gradi per evitare di surriscaldare troppo i delicati componenti SMT. Come al solito io utilizzo anche del normale filo di rame per effettuare questi semplici collegamenti, di cui poi vado a tagliare la parte in eccesso. Inserisco il diodo LED rispettando la polarità in base allo schema elettrico, cioè l'anodo e catodo, effettuo la saldatura del LED e poi infine è il momento di effettuare i collegamenti esterni, l'alimentazione più 5 volte, il positivo di più 5 volte, l'uscita del transistor verso il microprocessore, che mette a livello basso appunto il microprocessore, e il negativo di alimentazione di color nero ovviamente. E a questo punto il mio circuito è pronto per un test di collaudo. Ma prima, se vi sta piacendo questo video, non dimenticatevi di mettere like e iscrivervi al canale. Grazie. Bene, a questo punto vado a collegare il positivo al negativo di alimentazione del mio circuito, cioè rosso e nero, il mio alimentatore 5 volte e verificare che il LED verde si accenda correttamente con la giusta intensità e che l'uscita del filo bianco venga correttamente cortocircuitata a massa attraverso l'utilizzo del voltometro. Vado a collegare al negativo di alimentazione e il puntale positivo all'uscita e vedere che effettivamente c'è una tensione minima di 0,05 volte, che è la caduta di tensione del transistor. A questo punto posso dire che il mio circuito è montato correttamente e funziona perfettamente. Quindi il mio esperimento di utilizzare un fornello per realizzare prototipi SMT è riuscito. Ovviamente
Io ho utilizzato una basetta mille fori, ma voi potreste anche realizzare un vostro circuito stampato online e effettuare la saldatura dei componenti sul vostro circuito stampato utilizzando questa tecnica del fornello, che spero vi sia stata utile. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi invito di nuovo a mettere like e iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video e ovviamente vi do appuntamento alla prossima volta.